Non lo so perché, evidentemente l'argomento che è di grande attualità, di grande interesse, riscuote poco interesse a Belletri. Questo il tema dello sviluppo sostenibile, come ci insegna, o almeno ci può insegnare il candidato sindaco, che ringrazio per essere venuto, non possiamo discutere. È un tema attualissimo, soltanto che l'Italia si sta scontrando con chi chiede di fare le rendicontazioni in maniera corretta, di rispettare certi pianificazioni temporali. Noi non siamo abituati, la scuola italiana purtroppo non prepara a queste cose. E io, noi abbiamo portato per un vedere del 2030 nel 2012 e avevo subito denunciato che non c'è un insegnamento di come preparare i progetti e soprattutto di come rendicontare poi le attività progettuali, no? Siamo abituati ad operare un po' alla vogliamoci bene. Il tema poi tratteremo oggi, quello dell'obiettivo della missione 5. Come conoscete, il PNRR è organizzato per missioni, la missione 5 si rivolge al tema della sussidiarietà e sviluppo sostenibile, che è un altro dei due problemi che dovremmo affrontare a Belletri, perché a Belletri tutti parlano di sussidiarietà, molti parlano di sussidiarietà. Poi lo sviluppo sostenibile è diventata proprio una parola abusata. Ma come si fa la sussidiarietà? Come si... cioè, uno dei nostri problemi oggi, si legge da tutti i giornali, non è quello di proporre delle attività, ma è di fare delle attività, di realizzare delle attività, no? Quindi quello che chiamano mettere a terra dei progetti. E sembra che non siamo capaci. Perché non siamo capaci? Io una risposta ce l'avrei, perché quando qualche anno fa, ancora, io vengo dal mondo della ricerca e ho passato gran parte della mia vita a sviluppare progetti europei e conoscevo il meccanismo della consultazione. Il meccanismo della consultazione è molto rigoroso, cioè bisogna fare documenti di documenti, ma soprattutto consultivare. Ora, mi dicono, mi dispiace dare questa brutta notizia, ma mi dicono che all'amministrazione qui del Comune di Belletri non sanno fare nemmeno la consultivazione, cioè non c'è gente che conosce la lingua inglese, per cui su un progetto dove magari c'è un ingresso di 100.000 euro danno un appalto per preparare la consultivazione che costa più di 100.000 euro. Sono dei problemi che vanno affrontati e vanno risolti. Io darei la parola a Maurizio Cari, perché Maurizio Cari lo conoscono tutti, insomma. Chiunque abbia delle difficoltà di tipo fiscale e di consultivazione vada a Maurizio Cari. Prego Maurizio. No, vabbè, non c'è di grazie. Allora, grazie dell'intervento degli amici Gianfranco e Arcaio e di tutti gli altri ovviamente, però sono loro che stanno seguendo, no, questa vicenda delle nuove elezioni. Questi potrebbero essere strumenti da adottare, perché sono strumenti classici della programmazione. Faccio una brevissima premessa sul fatto che i comuni italiani praticamente hanno risorse finanziarie limitatissime, sono con i bilanci al collasso,
e tutti i bilanci di previsione che vediamo sono bilanci abbastanza fantasiosi, perché non hanno queste disponibilità. Quindi tra bilancio di previsione e bilancio di cassa ci corre un mondo, perché la popolazione si è impoverita, si è fortemente impoverita, e le entrate tributarie via via calano, sono diciamo impicchiate, in volata libera ma impicchiata. Quali sono le uniche risorse a quali noi potremmo attingere? Dai fondi strutturali europei, che oggi si chiamano PNRR, sono finanziamenti a costo zero, cioè tutte le risorse che vengono dalla direttiva comunitaria 241 del 2021 non costano nulla, le spese per la realizzazione, tra cui le consulenze esterne, quelle interne, per la realizzazione stanno nei cosiddetti quadri economici. Ma una buona percentuale va restituita di quei soldi. Ma non il soggetto attuatore, non la restituisce il soggetto attuatore, è un finanziamento a costo zero. La restituisce lo Stato. Lo Stato, ma praticamente va a riequilibrare le entrate tributarie che i comuni non hanno più. Perché se io stesso ho condotto un'analisi su un comune dove ero responsabile dell'area finanziaria e rispondevo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio alla Corte dei Conti, alla Procura della Corte dei Conti, dicendo che avevamo solo speso denari, no, avvicinandoci al massimo che potevamo spendere in tesoreria per funzioni fondamentali. E la parte c'è asili nido, trasporti disabili, trasporto scolastico e null'altro. Ritardavamo anche alla sepoltura dei cittadini meno abbienti, perché non ci fornivano neanche casse. Quindi diciamo prima i bambini, no, la scuola, poi la sepoltura, e quello era gli stipendi dei comuni che non hanno più tutte queste risorse umane e personali. Quindi è una difficoltà che incontrerete nei bilanci comunali, quindi una bella chiacchierata con l'area finanziaria per capire quanto gira, quanto abbiamo in tasca di denaro liquido, perché purtroppo l'economia italiana è in mano ai tesorieri privati e quindi ai fondi sovrani. Noi siamo finanziati da un sistema privato a livello mondiale, che sono i fondi. I comuni, tramite le società che si aggiudicano i servizi di tesoreria, gestiscono e sono poi vi danno anche le regole, come lo fa la Banca Mondiale quando non hai un'economia poi così sana. Quindi, come dicevi tu, e l'ho sempre colta questa tua affermazione, che il PNRR è una grande opportunità, che affluiscono delle riserve. Quindi nell'ambito dei comuni e dei soggetti richiedenti finanziamenti bisogna non creare un ufficio, una cabina di regia per governare gli atti amministrativi che bene o male si mettono in piedi, no, dal punto di vista giuridico, è intercettare le risorse. Come si chiamano i DIPAR, quelli che intercettano risorse finanziarie? L'autofinanziamento attraverso dei POC, per esempio, che siano impegnati solo per l'utilizzo. Ma noi l'Italia non è una società che riesce, qualche comune l'ha fatto e è andato in default. I buoni del finanziamento con i derivati, tanti sono andati in default, o alcuni comuni che hanno emesso i titoli e i relativi derivati. Visto che non c'è più la possibilità di finanziarsi attraverso le entrate non ci sono più, anche perché nel 2003 è stata avviata la Cassa Depositi e Prestiti, è stata fatta come a quella a cui attingevano i comuni. Ma tu, il sistema è sempre basato impennato Banca d'Italia e Cassa Depositi e Prestiti, però bisogna vedere, però paghi a livello, diciamo, di prestito, non paghi più al costo
Zero. Ma paghi un tasso di interesse. Perché è una banca privata. E poi ti finanziano gli investimenti, cioè gli interventi strutturali finanziari, ti finanziano solo gli investimenti. E le coperture di bilancio, i disavanzi di bilancio derivanti da investimenti. Ma io quando conobbi Sandro, che stava giù alla garage a fare l'agricoltura di precisione, proposi proprio questo, dico perché non facciamo un investimento, le persone atleti investono sul laboratorio che sta tra la città e la, certo, e la scuola. Dico, chi è che non investirebbe sul proprio territorio 500 euro, 1000 euro a fondo perduto, e oppure con un minimo di rendimento, però indirizzato solo per quell'utilizzo, cioè per sviluppare laboratori che siano tra la città e la scuola, in maniera tale che i ragazzi che escono dalle scuole, certo, possano... Però, vediamo strutturalmente come nasce, no? In modo che abbiamo una coerenza anche di tipo esclusivo, ma anche di origine. Vedete, questi qua sono gli obiettivi ONU che li ritroviamo pure sotto la suola delle scarpe. Questo qua nell'agenda 2030 ONU, i 17 vuole di un organismo sovranazionale che purtroppo è impegnato con i problemi dei conflitti mondiali e quindi deve governare altri tipi di equilibri. Questi sono i 17 goals, 17 obiettivi del che stanno a supporto dello sviluppo sostenibile. Hanno seguito tutte le nazioni, compresa l'Unione Europea, è andata in questa direzione nell'ambito della programmazione, perché ha ritenuto chiaramente che c'era una coerenza della programmazione, di una metodologia che era condivisibile, che è condivisibile. E questi obiettivi stanno io riferisci tu al sindaco, nei documenti unici di programmazione, DUP si chiama, che è uno dei documenti, credo 18 siano, che accompagnano i bilanci di previsione dei comuni. Siamo a vedere, parliamo solamente di... Quindi queste materie sono nel bilancio dei comuni, nel documento unico di programmazione, che controlla ora la Corte dei Conti in maniera molto rigida, e accompagnano quindi il programma del sindaco. Quindi devi seguire nel documento che poi è confluito nella norma 118 del 2021, che è quella della contabilità armonizzata, che è una contabilità che chiaramente si basa sulla disponibilità monetaria. Quindi storicamente viene Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile si basa su quattro pilastri, ho messo delle colonne, sono l'ambiente, no? L'ambiente sociale, l'ambiente economico e l'ambiente etico. Queste sono le macro aree, questi sono i cosiddetti postulati di uno sviluppo sostenibile. E voi sapete meglio di me che lo sviluppo, noi in qualsiasi attività umana, compreso nel mondo giuridico, cioè praticamente ci sono i principi generali che adesso mi sfugge, ma credo sia nella pubblica amministrazione il principio del buon andamento, che è l'articolo 97 della Costituzione, e nel diritto privato, adesso non mi so dire, c'è un'altra definizione che praticamente su quale gira tutta l'interpretazione del mondo giuridico. Quindi invece per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, il denominatore comune sono quattro denominatori comuni della sostenibilità ambientale, e chiamano i quattro pilastri. E andiamo al PNRR, che vedremo poi sul sito di Italia Romani, poi ci collegheremo, le famose sei missioni. Perché diciamo questi pilastri confluiscono in macro area, no? Che sono le missioni, che poi si suddividono in componenti, in linee di azione, in interventi. C'è una declinazione di questi quattro macro temi
su a più livelli, poi lo vedremo proprio nel progetto di generazione culturale e sociale. Mi è piaciuto questo come intervento della missione 1, però poi alla fine c'è il cosiddetto principio di trasversalità che copre questi temi della sostenibilità ambientale. Quindi vediamo che è quello. La missione 5, no, del PNRR attiene a questa attività che sostanzialmente è la ripresa, quindi lo sviluppo e l'inclusione sociale. Vorrei fare un intervento. Prego. E li devo entrare attivi questi seminari. E devo essere attivi. Sulla parola ambientale c'è una grande confusione. Molto spesso si confonde la sostenibilità ambientale con l'ambientalismo. L'ambientalismo è che è inteso andiamo a piantare quattro alberi, e non è così. Quelle quattro colonne che hai fatto vedere all'inizio, cioè la sostenibilità deve essere di tipo ambientale, ma deve essere anche di tipo sociale, di tipo economico e di tipo etico, perché io non posso distruggere la società oppure mettere in ginocchio un'economia per difendere soltanto l'ambiente. Allora, questo è un grande dibattito, ma purtroppo nella società che conosco io qui, nella società che ci circonda naturalmente, si fa confusione. Tant'è vero che molti dei cosiddetti ambientalisti sono contrari alla nascita di nuove vie di comunicazione, di nuove, i comitati del no, insomma, i comitati del no dicono no, però sì, dicono che sono ambientalisti, perché vanno a piantare due alberi. Andare a piantare due alberi non significa essere un ambientalista. No. E poi insistere anche su quello che è il concetto del PNRR, è che i soldi bisogna spendere per fare degli investimenti. Investimenti che significa creare posti di lavoro, creare cose. Non è per abbellire la via, abbellire la piazza. Invece gran parte delle proposte che vengono dall'Italia sono per abbellire, non so di questi. Diciamo questo, la PNRR peraltro non è un fatto isolato, non sarà in Europa un fatto isolato, ma sarà uno strumento per governare gli investimenti per le politiche di sviluppo che vengono dall'Europa. Ci vorrebbe il buon senso questa no, un sistema. Vediamo il sistema come funziona. Sandro ha messo in una sorta di circolarità, no, perché poi il nucleo è uno, no? E l'inclusione sociale, ambientale, tutto, non è solamente... Ambientale significa proprio... Non è random. Ambientale significa tutto. Che succede? La missione 5 in particolare è il tema, no? Io l'ho sviluppato perché era dove lo voglio non andare fuori tema, ma mi sono posto, ma perché disuguaglianze sociali? Ma non ci abbiamo mai lavorato in Italia sulle disuguaglianze sociali, sul genere. Questo è un reportage del 2008, quindi viene da lontano, no? Quindi se all'interno di una ricerca si fa anche come nei brevi libri di testo, tra cui quelli di anche di analisi matematica, io mi ricordo che il libro di analisi matematica c'era un capitolo introduttivo che diceva le serie numeriche o il paradosso di Zenone sulle serie, no? Sulle seriazioni, sull'effetto dei moltiplicatori. Grazie. Registrato. Noi registriamo e ti invieremo come a tutti il materiale. Questa sarebbe una cosa gratuita. Perché il materiale potrebbe aiutare. Domani la trovo su YouTube. Benissimo, mi scuso ma c'è stata un'emergenza. No, non volevo far fuori. Grazie che
sei venuto, anzi. Grazie Maurizio e buon lavoro a tutti. Buonasera, grazie. Quindi già nel 2008, quindi i cosiddetti riprendono qualcosa che chiamo spesso la di risondori. A te piace parlare di risondori, devo andare a vedere se c'è una storia di un problema. C'è una storia, c'è letteratura, c'è ricerca che non possiamo disperdere. E qua nel 2008 si domandavano qual era la politica nei confronti della donna, come si sviluppava, no? E questa bisogna, è la scuola che forma queste coscienze sociali, no? Quando allora tu dici, cioè fuori, ma io ho letto il messaggio di come si praticamente si tengono gli studenti come i pastori santi senza rottere l'immagine, capito? Il problema è che tu dici nel 2008 già si parlava del problema della gente abierta, no? Certo. Ma come si affronta questo problema nella comunità dei credenti? Nel compatto etico. No, si affronta mettendo una panchina colorata di rosso o di giallo. Ecco, le faccio vedere. Quello è una contraddizione, no? Tu non affronti il problema con le panchine colorate di rosso o di giallo. Succede questo? Che succede questo, certo. Quello è per far vedere. Non è per far vedere. È per far vedere. Alla panchina? Sì. È una testimonianza, ci hanno pensato. Siamo sensibili in questo senso, intanto loro. Certo, ho trovato queste belle cose, o lo stanno mettendo a Roma. Allora, adesso qui ci sono i soldi del PNRR per affrontare questi problemi, però bisogna avere progetti, bisogna scriverli, bisogna fare le consultazioni. No, è molto più facile mettere una panchina e dargli solo una pennellata del giallo e di rosa. E indossare una giacca e poi sotto si è sporchi, sostanzialmente. Allora, dico, ma se noi siamo questo, no? Se buttiamo ancora i rifiuti, ancora ci abbiamo i barboni, non c'è un housing sociale, no? Allora andiamo a vedere le azioni concrete dei nostri risolutori, perché dico, allora facciamo azioni concrete o ci basiamo sulla statistica di Russa? Andiamo alla statistica di Russa. Ecco, nel 2023, come sempre, puntuale l'Istat ci parla del benessere e della sostenibilità. Io ho lasciato questi flash sulle slide, perché ognuno di noi può, no, l'economista, il giurista, l'ambientalista, il sociologo, tutte le persone che fanno parte del nostro della nostra patrimonio semantico conoscitivo possono valutare quali sono i temi. Andiamo ai temi specifici, no? Vedete l'Istat? L'Istat non si è discostata più dall'agenda ONU, la tiene ben presente, no? Sull'SDGS. E ha lavorato, è stato intelligente, ha lavorato su quelle le chiavi di lettura, perché deve dialogare con l'ONU, deve dialogare con l'Unione Europea, deve dialogare con questi organismi sovranazionali. Per noi l'Unione Europea poi è anche una norma, no? Fa delle norme che dobbiamo attuare, recepire, come ovviamente. Questi sui temi, per esempio, di un ente locale che affronta Istat nei programmi politici, nei programmi di governo, questi, vedete, sono funzioni, quasi tutte, 12, sono funzioni fondamentali di un ente locale. E tu, Lamberto, ci hai lavorato sugli indicatori. Siamo stati insieme, io e te. Vabbè, io su Adavento sono stato all'Ancio. Io ho voluto dare, fare la sintesi tra il connubio tra Centoro, PNRR e programmazione dell'Italia, che è una parte del tutto dell'Unione Europea. 2 febbraio 2020. Sì,
se noi entriamo in questa mentalità che bisogna trasmetterla ai giovani, sempre che ci venga aperta la porta delle scuole elementari, io lo farei più alle scuole elementari, un seminario sul PNRR, magari messo in chiave come facevo il Sole 24 Ore insegnando l'economia usando i personaggi di Walt Disney 30 anni fa, no, negli anni 80 anche c'è uno studio del Sole 24 Ore che bisognerebbe trovare come, diciamo, come insegnare l'economia. Fu tutta, diciamo, articolata sulla base di della fumettistica. Bruno Bozzetto, quello che faceva. Non mi ricordo, però questo ha fatto per diversi anni il Sole 24 Ore. È un terreno scottante. Recentemente il premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, ha detto che bisognerebbe, perché c'è tanta rivoluzione per la matematica in Italia, ha detto che bisognerebbe insegnare la matematica fin dalle elementari. Fin dalle elementari. Poi ha lanciato la notizia su uno dei canali che ha messo in piedi a Maria Bonario, sono stato aggredito dalle insegnanti che hanno detto questo Giorgio Parisi non capisce niente e non conosce il problema didattica. Della didattica, lo sappiamo noi come si insegna, lo sappiamo noi le maestre, capito? Per cui prima che le amministrazioni locali impareranno a redigere un bilancio leggibile, prima di tutto leggibile, perché io non sono mai riuscito a leggere e vado sul sito del SIOPE per leggere i bilanci di vedere, perché quelli che fanno l'amministrazione non sono capace di leggere, e poi che riescono a fare il collegamento tra gli obiettivi e quelle che sono gli SDG dello sviluppo sostenibile. Se sembra che l'Istat ci abbia ascoltato. Sì, vedete, sì, ma se glielo impongono, sì, ma glielo deve imporre per legge, glielo deve imporre per legge. Quindi il dirigente dell'area, che ne so, delle relazioni sociali, che potrebbe essere assimilabile ai servizi sociali, troverebbe materiale a iosa per fare attività di programmazione, perché sa che deve andare a consultare il GOL 1.10 dell'agenda 1. Lo trovi nel documento di economia e finanza, poi vedremo il documento di economia e finanza, bisogna riconoscerlo perché Draghi o rosso, giallo, nero, è stato sempre un grande economista, quindi se ha sviluppato determinati temi l'ha fatto da un punto di vista scientifico. Ma come mai non si applica? Per cattiva fede oppure proprio per perché divulgare questo nell'ambito delle pubbliche amministrazioni c'è un sacrificio alla base enorme. Solamente insegnandolo ai bambini, no, ai ragazzi delle scuole medie in poi ci arrivano naturalmente alla creazione. Ma nel 2020 facemmo quel seminario sulla sala del Sicore di febbraio, prima che chiudessero tutto, e facemmo il documento Misuriamo la comunità, e lì veniva fuori queste cose. Da allora, adesso, perché c'è stato questo immobilismo? L'Istat ci dovrebbe dare un contributo nel 2020. C'era soltanto una persona che ci seguiva. Quella persona è morta? Ah, sì, sì. È tutto morto. Finito? Sì. Nell'amministrazione di Belletti c'era solo una persona che seguiva l'assessore al bilancio della cultura. Ecco, questo è il rapporto annuale che consiglio che leggano i nostri politici, che viene pubblicato annualmente da Istat. Sul benessere e sul sostegno in Italia, che non è un papocchio, è solamente chiarisce i temi, li puntualizza e li puntualizza così. Vedete? Chi fa programmazione va a vedere
nel coniugare la fonte, no? Nel trovare, cioè, sugli indici, sulla misurabilità del benessere, della sostenibilità. Noi abbiamo fatto uno sforzo immane e tanto lo dobbiamo a te e a Roberto Azzolini, io sono in una fase primordiale, di collegare la fonte, no? Di ricerca rispetto agli obiettivi. Siamo tutti sulla ricerca, sulla misurazione della città. Questa e questo abbiamo la comunità. Il legame fra SDG, BES e tutte altre. E quello va adesso, secondo me, va rimesso in pista insieme a questo. Perché Vedere è stato dei primi 20 comuni italiani a partecipare alla ricerca di collegamento degli indicatori ai DUP. Te lo ricordi, ma sì. In realtà è che quando uno dice qual è l'obiettivo DUP, strategico, obiettivo eccetera, ci si associava, mi ricordo Parma che fece un lavoro eccezionale, Parma. Sì, ma il problema è che poi quindi l'amministratore pubblico può, quando fa il documento di programmazione economica e politica degli obiettivi, ce l'ha pronto. Cioè ovviamente chi prende i dirigenti. Ma ci serve gente. L'amministratore pubblico opera con il personale che trova e che ha a disposizione. Infatti. Ha capito? Questo modo di ragionare bisogna crearlo, bisogna coinvolgere le scuole. E qua diciamo ho dovuto sedare i due appetiti dell'attività di misurazione, quella che tu chiami misuring, no? Vediamo se c'è il collegamento. La misurazione dei fenomeni, io adesso vedo. Se può, perché è interessante, così non so come potremmo realizzare il collegamento con il sito Istat. Non so se 5 minuti di pazienza siamo, perché è collegato a un sito dove ci sono tutte le tabelle. Qualcuno può estrapolare e forse potremo, poi ci ritorniamo. Questa è la, diciamo, come si progettano sostanzialmente. Qual è la base per accedere e capire, ecco qua, ho messo qua, troviamo in Istat questo documento di sintesi che contiene anche dei dati storici, quella doveva collegarsi in maniera interpersonale e andare sul sito, quindi anche qua è un lavoro di lettura, no, diventa compilativo preparare un documento di programmazione. C'è la tabella degli indicatori dal 2004 al 2021. Non si vede in proiezione? Da. Ecco. Segnale proprio di no, ma rinuncia, qui non c'è, non lo collega più, è un po', ecco, adesso questa è una, andiamo nel vivo del PNRR, partiamo sempre dall'agenda 2030 e quindi questa è praticamente l'altra grande assioma postulato per quanto riguarda la realizzazione dello sviluppo sostenibile, che affronta il tema delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile. Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile è una piramide trilatera dove praticamente alla base c'è la dimensione economica, ecologica e sociale.
su dimensioni, non è l'ecologismo. No? Sì, ma questo è proprio... Intanto è un concetto fondamentale, capire, no? Per fare la distinzione tra gli ambientalisti e chi si occupa di sviluppo sostenibile, che è un problema importante questo. Quindi gli ambientalisti sono quelli che dicono no, non facciamo questo, non facciamo quello, non facciamo la discarica, non facciamo quello, e piantano gli alberi e basta, se li piantano. Mentre lo sviluppo sostenibile significa lavorare su quelle tre dimensioni, sociale, ecologica ed economica. Che è una triangolazione dei quattro pilastri della missione. Poi c'è il contributo dell'innovazione tecnologica, che è un contributo che sta alla base e che sostiene tutta quella piramide. L'innovazione tecnologica, oggi come la fai? Come agisci su quelle tre dimensioni? Portando dentro l'innovazione tecnologica. Che è un elemento della funzione di sviluppo dell'economia. Infatti si parla molto dell'importanza della digitalizzazione, la digitalizzazione dei processi. La scuola di economia romana degli anni 70, legata a quello che era i neo-keynesiani, inserì nelle funzioni, diciamo, nei fattori di sviluppo, quindi la creazione del benessere economico, la funzione della tecnologia. Non solo lavoro, capitale, terra, che erano i tre elementi fondamentali, inserì nella funzione il fattore tecnologico. Quindi la nazione che poteva avere una crescita è solamente chi adottava diciamo, delle tecnologie. Infatti è in questo senso, no, che va lo sviluppo economico di un paese. Tant'è vero che le multinazionali hanno investito sui brevetti più importanti, sul fattore tecnologico, che è un elemento che tiene, no, ben saldi il potere nei confronti della società mondiale. Questo, lo sviluppo sostenibile, PNRR, ritorniamo col tema e entriamo nella, cioè collegato nella missione per l'inclusione sociale, che è uno dei fattori, è uno delle trasversalità del PNRR, e la Next Generation EU, questi sono nella direttiva, nel regolamento comunitario, perdonatemi, non è una direttiva, un regolamento, meglio ancora, è una legge vera e propria, regolamento comunitario, praticamente si parla di questi temi. Quindi è in una legge, no, PNRR dell'Unione Europea, e da noi recepita con un decreto legge 77-2021, vi ricordate che Draghi faceva fatica ad acquisire i fondi dell'Europa, ha dovuto addirittura utilizzare uno strumento d'urgenza per promulgare una norma d'urgenza, cosa che erano anni che stavano lavorando sui nuovi criteri di investimento almeno dell'Unione Europea. Ecco qua, la struttura della per arrivare a Dama, per creare un sistema coerente. Il PNRR è stato declinato dall'Italia e pari a quello europeo in 6 missioni, 16 componenti, 63 riforme e 134 investimenti. Quindi chi nelle pubbliche amministrazioni deve andare a vedere sul sito di Italia Domani se ci stanno i soldi per le scuole, per gli asili, per la ricerca, per tutta una serie di interventi che si muovono attraverso delle linee di azione. Quindi anche quello fa parte. Stanno dietro la tua testa, 122,6 miliardi di prestiti. Sì, e 68,9 miliardi di sovvenzioni. 79 sono? 69 tutto per tutto. 69 o 70. Ecco qua. 78 e 9.
chi, questa è la norma che ha recepito il PNRR e praticamente il ruolo fondamentale lo gioca come soggetto che controlla i soggetti titolari che sono i ministeri, perché c'è la cabina di regia della Presidenza del Consiglio, controlla tutti i ministeri che sono titolari degli interventi e poi chi richiede il soggetto attuatore che realizza gli investimenti. Quindi, ma ecco, i progetti devono partire dalla base. Sì, dalla base. Quindi ogni bando, c'è un bando. Comuni, regioni. Esatto, anche privati. Anche privati. Anche privati. Di recente c'è un bando del MISE, del Ministero dello Sviluppo Economico, che può essere richiesto da privati per creare le filiere diciamo, di collocazione dei prodotti all'estero, quindi per alimentare l'estero, e l'hanno hanno deciso di fare dei fondi di assegnarli al privato, non necessariamente. Questi sono praticamente adesso la missione 5, siamo ritornati al tema di questo dibattito, di questo incontro praticamente, è proprio la dignità e la mobilitazione di risorse per migliorare praticamente la condizione delle persone e del mercato del lavoro. Coesione e inclusione, e significa sviluppare il termine in senso più ampio e giuridicamente diciamo riferito, è questo: sviluppo dell'attività femminile, prospettive occupazionali dei giovani, di equilibrio territoriale, sviluppo del mezzogiorno e delle aree interne. I famosi tre pilastri economici, c'è una coerenza. Ecco qua. Lo sviluppo sostenibile si muove per la missione 5, che assorbe 20 miliardi di euro, sono tre componenti fondamentali: le politiche per il lavoro, le infrastrutture sociali e comunità del terzo settore, gli interventi speciali per la coesione territoriale. Quindi quando devi attuare una di queste misure devi andare nella missione 5, ma si trova sul sito Italia Domani, c'è scritto tutto, è di una chiarezza estrema, io l'ho trovato molto chiaro sul sito Italia Domani. Posso farvi una domanda? Prego. Che ci sia chiarezza sul sito, il politico di lavoro avete mai provato a fare una richiesta effettiva per far cadere poi quel denaro che diceva giustamente. È monitorato, io adesso vi porto. Questo non è solo monitorato, è una difficoltà estrema che riveste purtroppo in una burocrazia farraginosa e vecchissima, ciò che purtroppo poi non si riesce a realizzare. E vi faccio un piccolo esempio. Io potrei pensare di far ricadere una parte di quel denaro su un'infrastruttura tipo una strada. Faccio l'amministratore locale, voi sapete che cosa bisogna fare per costruire una strada? Innanzitutto bisogna vedere la competenza sul transito di quella strada comunale e provinciale, che ci ha raccontato per anni che erano state aprite, ma purtroppo sussistono, e nazionale. Quindi se io devo fare un tratto di Appia, non lo posso fare da solo come comune. Ho necessità della provincia, della regione e dello Stato. Per fare tutto ciò ci vogliono 10 anni. Quei fondi non arriveranno mai. In un arco di tempo. Spesso proprio su questi temi dove devi aprire conferenze dei servizi. Lo so. Noi abbiamo questo problema in un comune che è Montalto di Castro, che praticamente una parte per allargare la strada, no? Ancora manca la dichiarazione pubblica utilità. Quindi una fase amministrativa importante. No, per fortuna è una strada comunale. Quindi diciamo, gli atti amministrativi si fanno a casa perché nella fascia di rispetto. Perdonami, sai se su quella strada scavando trovi dei reperti archeologici? Questi sono pure cose del parco vegetale. Lo so, però purtroppo l'amministratore locale si trova di fronte a questo. Infatti stavo studiando. Studiando di fare delle. Io ho proposto di studiare, ma questo è a livello così universitario, cioè un po' il sesso degli angeli. Le conferenze dei servizi immediate,
Certo. Cioè nel momento in cui tu devi consultare più enti per la realizzazione di un investimento, è inutile che 30 giorni a quello, 60 a quella, no. Obbligatoriamente aderisci a una conferenza dei servizi, no? Entro 10 giorni devi dare risposta. Diceva giustamente l'ingegnere. Cioè devi semplificare quella che fa parte, sì, e ti aiuta sulla semplificazione dell'azione amministrativa. È un tema importante di questo. Diceva giustamente l'ingegnere Bologna, la digitalizzazione è importantissima. Lasciamo stare quella che sta nei nostri settori commerciale e di giustizia. Per fare una carta di identità, ora c'è l'elettronica, se i signori della prefettura però non lavorano, tu hai la richiesta come comune del cittadino che ti viene a chiedere la carta di identità elettronica per altro obbligo oggi, ma se in prefettura ci mettono 6 mesi a darti l'appuntamento, l'amministratore poi al cittadino... Anche al comune ci mettono 3 mesi per prendere l'appuntamento, perché dell'appuntamento, perché il sito non funziona. Perché colpa non dipende dal comune? No. Il sito non funziona, quello del comune a dove dovrei fare la richiesta. Non è che non funziona. E allora se non funziona, se non funziona l'aggancio, sono quelli comunali che si devono lamentare col Ministero dell'Interno. Ma vi garantisco che noi ci lamentiamo, ma quelli del Ministero dell'Interno. Sì, ma se il Ministero dell'Interno non si può. Ci vedo un giorno con me a fare una di queste tre file. Io ci sono andato a fare una cosa e ci ho trovato anche a prendere l'appuntamento tramite. No, non fanno l'appuntamento, di riferirsi al Ministero. Faccio vedere che cosa significa per un comune, non sto giustificando i comuni per carità, perché ce ne sono 10.000, ci mancherebbe altro, però vi faccio vedere la difficoltà che ha un comune, che poi è l'ente che deve avere il rapporto diretto con il cittadino, niente sono riordinato. No, ma il cittadino deve fare il cittadino, quello l'amministratore del comune. Ma l'amministratore non ha la bacchetta magica, se lei nel suo condominio, le faccio l'esempio più sciocco, deve fare un lavoro, ma la delibera condominiale non arriva e non si riesce a dare l'incarico alla ditta, lei può essere il migliore, la persona più, che ha la più grande iniziativa e volontà del mondo. Che facciamo? Ce la assegniamo a questo momento? No, non ci assegniamo, però bisogna lavorare tutti in un'unica direzione. Adesso la carta dell'identità elettronica sono più di 3 anni che è in vigore. Ma mi ragazzi, può fare un video telematico studio da me, vi faccio vedere quando si blocca il sistema. Qual è se stato lei... la... Suggerisco di menzionare il passaporto. 8 mesi. Esatto. Per un'attività che dura 3 ore, vuole esagerare il controllo. Non è che il mio passaporto scade nel 2028. Io ho il problema perché mi sono reso conto che mi scadeva da oggi a domani la necessità, come si è ridotta la questione, poi classi di conoscenza che mi ha fatto una cortesia. Ma il tempo tecnico sarebbe stato minimo 3 mesi. Il legislatore che conosce bene i dati in Italia si è preoccupato di inserire nelle norme le cosiddette attività sostitutive, cioè in caso di inattività del soggetto attuatore, che potrebbe essere un comune, un altro ente, interviene per plano l'Unione Europea, ti commissaria nella formazione degli atti, cioè un commissario adatta a salire fino alla vettura di energia, perché tu devi attuare i programmi entro i termini indicati nel cronoprogramma dell'investimento. Come vedremo adesso... Sì, ma se hai un problema interno, come dice lui, ha un problema... Se ne accorga, no, 10 autorizzazioni... Sui borghi, il Ministero degli Interni ci ha scritto dopo 2 giorni che non aveva alimentato il Regis, che è il portale dove controllano gli investimenti pubblici. Isala dice, ma perché non hai attivato quello? E gli risponde, attuano, no, entro i 20 giorni, 10 giorni, attività sostitutiva viene a Guardia di Finanza. Infatti poi adesso i comuni stanno correndo perché devono rispettare i cronoprogrammi. Comunque il tema che dicevi è estremamente complesso, perché si può dare una soluzione a una cosa che non viene studiata. La domanda primaria per una cosa fa la diagnosi, che significa? Mi dici quali sono gli elementi che rallentano il processo? Personale, informatica, infrastrutture. A quel punto, se hai personale, tu non devi pensare ad altro, non dire devo prendere persone competenti. Se invece è una cosa che è informatica, tu prendi i soldi, fai degli investimenti in persone e in strumenti per poter accedere alle cose.
non esiste che le cose si risolvono da sole, perché le cose da sole, secondo il principio che conosceva che avete l'entropia, da sole è massimizza. È super impersonale per rendere un ci vuole. Un'amministrazione. Non si può fare. No, un'amministrazione che non è una questione che comprenda questo problema, certo. E si circondi di persone che siano capaci di sviluppare progetti, che facciano gli dei problemi e che diano delle soluzioni ai problemi. Ma lui ti ha risposto, non ha mani libere per assumere questo personale. Direi che prima di assumere sì, ma problemi infrastrutturali. Quando c'è stato l'indicazione dell'Unione Europea, del SINFI, qua si è arrivata al blocco perché hanno messo 500 scuse. Allora, se tu non c'hai l'infrastruttura dove far passare la fibra ottica e arrivare negli uffici e snellire i collegamenti, ma di che stiamo parlando? Cioè, se c'hai difficoltà a assumere i costi, ce lo sappiamo tutti, ma pure se li assumi non posso fare niente perché le infrastrutture non funzionano. L'altra sera diceva una persona che ti viene a diceva quello che diceva, la risoluzione dei problemi sta nella tecnologia, ma se tu la risposta, perché mi hanno fatto un sacco di storie, quando hanno parlato del SINFI, hanno detto, dice no, ma è una questione di sicurezza nazionale. Ma scusa, l'Unione Europea nel 2016 ha promulgato questa cosa, nel 2017 è stato ratificato dall'Italia. Qui a Belletri non si arriva. L'unica infrastruttura che io ho ottenuto sul digitale è quella che mi ha dato un geometra che ha fatto lui studi per le fogne, ma tutto il resto non c'è stato. Ma io ho fatto una premessa, non giustifico le amministrazioni, no, perché le amministrazioni. No, è che non concepiscono proprio lo studio. Non concepisco il studio progettive, come diceva il presidente. PNRR, queste criticità l'ha previste, tutto. Uno, attività sostitutiva in caso di inerzia, unitamente alla responsabilità erariale del dirigente che non ha portato avanti immediata, per fare il giudizio immediato sulla responsabilità erariale, e addirittura per non aver richiesto in fumo. Hai ragione, Ministro, nel momento in cui poi questa. Ma se non problema, se non c'è la formazione. Ma tu fai la repressione, ma voi avete fatto delle perplessità, avete rappresentato e criticità. Una, c'è l'attività sostitutiva, due, c'è differenza di assunzione del personale con i fondi PNRR. Supera, possono chiamare anche esperti, possono chiamare dirigenti collocati in quiescenza, perché la norma non prevede tutte queste selezioni, ma una selezione sommaria degli esperti. Quindi può richiamare il servizio pure se andano buono. Certo, Alberto Cioci. Ma quando hanno fatto negli ospedali questo hanno fatto, quando con il lockdown c'è stata una carenza mostruosa di infatti la norma il PNRR nasce col DL77 unitamente all'emergenza COVID. La DL70 è lo stesso, stessa norma, perché è norma emergenziale. La selezione personale avviene con quegli stessi criteri, quindi non possono dire che non hai capacità di spesa, perché i soldi ti danno loro. E già hanno erogato diversi miliardi di euro in cabina di regia, però posso dire io, se è asseverare, che c'era il professor Piscino, era dirigente del Ministero, che faceva i mandati sul PNRR. Quindi ogni mese stava andando giorni e mandava i soldi ai comuni. Prima i ministeri, i comuni, quindi i soldi arrivano, non devono dire fantoni e bugie. Strumento della celerità e dei procedimenti amministrativi con attività sostitutive, con gravi sanzioni a revoche. Terzo, l'assunzione personale per PNRR, che è semplificato. Devi preparare il personale, lo devi preparare. Chi lo prepara? In Italia adesso non si trovano gli ingegneri. Si sono candidati. Si trovano gli ingegneri. Ti spiego, il problema vero è questo. Si sono candidati sull'INPA. Lo sapete che l'INPA è il portale dove praticamente uno propone la propria figura professionale alla pubblica amministrazione, dove trovi i concorsi.
che fanno? Hanno selezionato gli ingegneri, gli economisti, i giuristi, sono andati da adesso scappati, perché sono capaci di gestire bene, un curriculum spaventoso, e chi riforma? E chi riforma? Non c'è gente che fa. Ma chi riforma? Se l'Italia ha queste carenze, strutturali, se la scuola non forma le persone in grado di elaborare progetti, di consultare progetti, ma chi li forma? Io egoisticamente, che loro non sanno fare, per me va bene, perché ci chiamano. Ma andiamo da casa. No, nel senso, siamo un gruppo in Italia, per dire, no? E i comuni si avvalutano per fare i procedimenti amministrativi. Però non è la soluzione. Non è la soluzione. Non è la soluzione. Non è la soluzione al problema. Perché se iniziamo in discutere, se c'è la possibilità di sostituire un dirigente o comunque un tecnico perché non riesce ad assolvere questi compiti, significa che io una parte dei soldi del PNR devo spendere per questo scopo. Sì, ma sono già stanziati nei quadri economici, prevedono che serva supporto. Cioè, quando uno fa la richiesta di finanziamento, chiede. Quindi è una fetta dei finanziamenti che è riservata esclusivamente alla sostituzione delle competenze. Per le specifiche competenze, quindi c'è, non è che l'hanno ben studiato, però poi l'attuazione pratica è difficile, perché quando noi facciamo il controllo degli atti amministrativi, troviamo che ne so, non hanno rispettato la trasparenza, non hanno rispettato l'anticorruzione, cioè il controllo è quello che noi andiamo a fare. Ma poi dall'altra parte che spaventa il funzionario e il dirigente. Allora questo porterebbe a dire, no? Ai ministeri, quando rendicontano, di fare degli atti amministrativi standard, e tu compili un portale e non devi andare a dire oddio, ho fatto la delibera prima della validazione. Cosa perché è semplicissimo, tutti i programmi. Negli atti amministrativi si richiamano 3.000 leggi, 3.000 altri procedimenti per poter dire che l'atto è legittimo. Ma come si fa a vivere? Cioè, se voi vedete un atto del PNR, il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di un'opera in PNR è di 23 pagine. Okay. Un contratto d'appalto ordinario quante? 6 paginette. Non so. Non c'è mai il PNR per comprare l'appalto una pagina e mezza. Perché non sono l'amministrazione ma in un'amministrazione diciamo avanzata complessa si era arrivati a fare la gestione dei processi tutti in automatico, per cui le persone avevano sulla loro scrivania gli atti di loro competenza già blindati a monte, come se fosse la blockchain, ce l'hanno lì, fanno l'attività e le liberano a valle. Questo in un'azienda consente un risparmio mostruoso, ma il reperimento della parte, l'archivio, se non è totalmente automatizzato, tu devi andare a chi a prendere, ma non esiste questa cosa. Devi affidare il tema della formazione, delle strutture, cioè, e un'altra cosa, assumere, mandare in quella responsabilità dei docenti. Ci vuole che ormai con l'inferno c'è la correre che faceva supporto ai comuni per preparare le persone a fare progetti gratis. Quindi missione 5, politiche per il lavoro, no? E tutto è, questi sono uno degli obiettivi, poi si va la formazione, il miglioramento delle competenze digitali, tecniche, eccetera. Questa è il grande tema della missione 5, sui tre pilastri che ci dobbiamo soffermare. Quindi quando andiamo ma se facciamo la formazione al personale anziano, noi falliamo e buttiamo solo soldi. No, non lo devi rottamare, cioè lo devi lasciare in condizione di continuare, lo devi rottamare. Ma in prevenzione. Lo devi mandare in coscienza. Ma noi facevamo anche delle cose, si pagava di meno una persona che lavorava di meno, ma faceva tre riunioni con le sue culture fino a che il giorno era preparato. Tu invece dai 3.000 euro al mese, gliene dai 1.000 e lavora due giorni a settimana e continua a lavorare. E fa bene a farlo, intanto occupa un posto digitale dall'altro, ma non si fa una transizione, che è così, c'è una transizione. Esatto, la transizione deve essere. Potremmo, ecco, qua è importante perché richiama i livelli essenziali di assistenza
ma diciamo che possiamo anche sostanzialmente piangere, ecco qua. Scusa Maurizio, ti lascio, ci faremo sicuramente risentire perché l'argomento appassiona. Se organizzate voi qualche giornata su questo argomento, noi possiamo che se così di dibattito. Certo che sì. Questo è un concetto di sviluppo sostenibile che va fatto molto chiaramente. E direi di sì, perché insomma, da quello che ho visto oggi, io ben poco ne sapevo, sono il primo elemento di conoscenza. Io mi hanno detto che il cielo normale, stiamo organizzando una conferenza. Va benissimo, e starò zitto. Mancano gli ingegneri, ma ci sono gli influencer in Italia, come potete vedere. Sì, segue secondo le proprie competenze la, e quindi entrano in ballo nella missione 5 tre ministeri, che è sviluppo economico, il ministero per le pari opportunità e la famiglia, che non so come si chiama, ho fatto anche una tabella in Excel perché nel frattempo è cambiato il nome dei ministeri. Cambierete, si chiama master adesso. Sui documenti della PNRR ci abbiamo ancora il MISE e te devi far contentare, devi scoprire che si chiama MASE, magari non lo è. Attività produttive e sviluppo economico. Cambiare tutto affinché nulla cambi. E qua il documento sul quale ho tabulato queste slide, i progetti PNRR ritornano a bomba sempre all'agenda ONU e riecheggia sempre protezione civile, patrimonio ambientale, storico, artistico. Quali sono poi quelle aree di interesse collaterali al cosiddetto sviluppo sostenibile di 17 punti? Adesso poi ci andiamo a vedere, ecco qua, le infrastrutture che entrano in ballo anche il terzo settore, che vedremo vengono utilizzati come soggetti partners. Per esempio l'Unitre per l'ED 2030 potrebbe essere utilizzato dai soggetti richiedenti e attuatori delle misure in un accordo di partenariato, cioè con l'ausilio delle società e degli enti del terzo settore può sviluppare i progetti. Ma deve essere scritto in RUNS come terzo settore? Sì, io non l'ho trovato, però richiama RUNS come partenariato nei progetti di sviluppo. Parla degli enti del terzo settore, delle associazioni. Ma questo avrebbe un senso nell'ambito del bilancio partecipato, amministrazione pubblica con quella delle associazioni. Sull'aspetto diciamo PNRR, quando si fanno le richieste di finanziamento, chi ha realizzato, adesso lo vedremo, no? Speriamo che ce lo fa vedere, forse va condiviso lo schermo pure qua, non lo so. Vedremo come si costruisce un progetto secondo le regole europee. Questo qua è un comune, questa è una base di 20 pagine, che è un documento PDF compilabile, praticamente che poi in alcuni comuni è diventato, faccio caso a quello dove stiamo vedendo noi, 210 pagine che vanno scritte, no ma devi declinare che cosa fare, che non fare. Vediamo un po', adesso cerchiamo sempre l'attuazione delle misure, qua spiega. Ecco per esempio, si è tenuto conto per lo sviluppo del Mezzogiorno sulle zone economiche speciali. Ecco, finalmente abbiamo dove collocano gli investimenti per far riemergere quella arretratezza, chiamiamolo così, di tipo economico, e questi sono i grandi
interventi sull'ultimo miglio, quindi la consegna, la logistica e la resilienza porti, Abruzzo, Campania, Terni e Ioniche. Queste sono le zone economiche speciali dove affluiranno gran parte degli investimenti. Andiamo avanti, ecco qua. Per sapere di più abbiamo Italia Domani. Adesso vediamo come, siccome avevo intuito, no, noi dobbiamo vedere l'aspetto pratico, ma io comunque sono dirigente, ma sarà così difficile richiedere il finanziamento? No, non è difficile, bisogna solamente mettere, seguire dei format. Non so se sia. Dipende, dipende dal livello di chi sta a capo dell'amministrazione, perché in Italia ci sono delle amministrazioni guidate da persone preparate che hanno, che sanno come muoversi all'interno di questa città, ma anche una molteplicità di amministrazioni che non sanno come muoversi. Non si vede. No, non si vede. E perché non fa? Ma tu che c'hai un MP4 su, o ti stai collegando? Io sto lanciando il documento, non un collegamento internet. Ah, non è un file. Un file, e lo trovate? Se lo trovate è un problema del computer tuo. Ma tu lo vedi sul tuo computer? Sì. Ma su internet, adesso c'è un problema. No, non c'è. Però è io qua sto qua. Ah, questo, e lì non lo vediamo? Vedo solamente non il contenuto della. No, no, infatti non lo vediamo. È strano, perché questo è un doc, che cos'è, un PDF? È un doc. Ma è collegato, scusa, ma sei collegato con internet? No. C'è un file aperto sul computer e non si vede lì. Mentre il PowerPoint lo vediamo e il file no. Prima che browser è stato prima? Che hai fatto prima? Perché prima. Niente. Prima era PowerPoint. Sì, ma prima con il Word l'ha visto. Maurizio, guarda se c'è, condividi schermo. Allora. Sì, va condiviso con i video. Che il file PowerPoint sì è. No, questo perché quello lo prende direttamente come trasmissione e forse se fai alta funzione F10 della condivisione. Questo vediamo che dice. Hai una cosa con dividi schermo o duplica schermo, che cosa? Dovrebbe esserci. Ce l'hai duplica, ce l'hai sopra. No, sopra. Dovrebbe essere sulla tastiera ce l'hai. F10. Quindi poi c'è la tastiera tipo F5. F8, che no, questo è il quarto adesso. No, e questo è la pagina. Ecco, e c'è solo questo. Fai, non è selezione, fai duplica, tocchi. Duplica se sì. Oggi mi sono messo qua davanti. Si vede?
Ecco qua. Allora, questo abbiamo fatto un primo passaggio, siamo andati su Italia Domani, abbiamo trovato la misura, il finanziamento, e ci scarica la proposta del progetto, che è praticamente la proposta di finanziamento. Chiaramente va alimentato. Come va alimentato? È la struttura della proposta. È la struttura. Il contenuto ce lo devi mettere te. Esatto, il contenuto può diventare anche 500 pagine. Questo abitua il funzionario, dipendente pubblico, a osare, no? Se si legge. Lo compila, lo va a compilare. Comune proponente, poi vai giù, comuni aggregati, comune, ecco qua. Sessione comune, tutto. Dopo ci devi mettere la firma l'impiegato. Sì, diciamo, questo progetto, se noi andiamo a vedere, deve essere fatto da più professionalità, che vedremo come, no? Allora, io ho aggiunto la colonna, per utilizzarla magari nelle tavole rotonde, quali potrebbero essere le professionalità che occorrono, che servono per compilare questo progetto. Quindi, mi ricordo che negli anni del 2003-2006, in Basilicata vinsero un progetto importante europeo di integrazione socio-economica, e c'era dallo psicologo, sociologo, ingegnere, erano un cast e un progetto bellissimo che è rimasto buttato dentro gli archivi, per il quale noi abbiamo fatto anche una serie di attività allora all'Istituto Turistico su come si costruisce un progetto intorno alla città, come si sviluppava la città, che si chiamava all'epoca, si chiamava, ma anche qua si potrebbe chiamare così, marketing del territorio, nelle varie latitudini, poi è declinato secondo nuove tassonomie, un nuovo possario, un nuovo modo di... E vediamo, guarda, la prima, gli obiettivi di ONU già abbiamo. Contrasto al mezzo, partecipazione culturale, l'incremento dei flussi. Quindi uno prende l'articolo, ecco, l'articolo 8 dell'avviso, tu lo definisci dicendo cosa devi fare e come devi farlo. È guidato, è un percorso guidato. C'è un avviso che di solito sono una decina di paginette, che sono prescrizioni anche di contenuto giuridico, però ti dico guarda, va a compilare questo documento che mi devi mandare. Vado avanti. Ecco qua, l'utilizzo, no? E a sinistra ci abbiamo gli obiettivi comunitari e d'agenda 2030, no? Cioè non è che si sono inventati, cioè l'invenzione della regata, va tutto declinato, va, si va avanti e fa una fotografia dello stato ex ante, state prima degli interventi, di quello che sono le componenti culturali. E se noi vediamo, fa una serie di domande che riguardano proprio la connotazione del tuo comune. Ti dice addirittura, no, dice ma in quale area Istat territoriale sei collocato? Quindi un po' di, ti dice le fonti, come abbiamo visto, no, nelle slide che. Precedenti. Ecco qua, che hai un ufficio tecnico, no? Devi fare la cabina di regia, perché uno dei primi atti che un comune che richiede un finanziamento deve creare, prima la prima delibera giunta, è l'istituzione di una cabina di regia del soggetto ricevente. Sì, facci vedere il progetto. Dove lo scrive? Il progetto ce lo mette quello di 208 pagine. Adesso questo sto dicendo siccome questo ci sta dicendo che il privato funziona, è il pubblico che non vuole imparare come si fanno le cose. Adesso noi qui il 14 e 15 abbiamo le elezioni amministrative. Che facciamo? Chiediamo un curriculum
a queste persone che si candidano e gli diciamo: siete capaci di fare cose del genere? Io gli farei uno screening, ecco, sulle capacità che hanno. Ma soprattutto loro dovrebbero essere... La macchina amministrativa che già c'è, e le elezioni sono per la macchina amministrativa che già esiste. L'amministrazione già c'è, gli impiegati già ci sono, neanche li puoi cacciare via quelli. Ma io parlo del sindaco, dell'amministrazione, del consiglio, deve concepire questo, deve concepire questo modo di procedere, che nel privato funziona perché loro ci si guadagnano la pagnotta, come si suol dire. Perché mai allora quando arriva al pubblico non funziona? No, io quello che dico è che in certi comuni il sistema funziona, in altri no. Quindi se c'è qualcosa di codificato, se si stabilisce una procedura che deve essere la stessa per tutti i comuni, come lo è, allora un comune riesce e l'altro no. Significa che il problema è nella persona o nelle persone. Nel manico. Perché la procedura c'è stata. Cioè, che te devono fare? Nel concepire, mano, mettere le crocette su, nel concepire un sistema, perché poi, come ha detto il signore lì, dice, si blocca il sistema, ma perché se non ci sono le infrastrutture, c'hai una linea che non è una linea veloce, e tu te blocchi. Allora, o questo o quello. Chiaramente, e quando si parla di infrastrutture di una città, se ne deve occupare chi sta ad amministrare, ma se non lo concepisce, che pensa solo di attappare la buca sotto casa invece di attappare le buche che ci stanno nell'informatica, come fai a comunicare col Ministero degli Interni che ti fai carta d'identità? Loro non lo concepiscono questo, ti dicono, ma non è colpa mia. Quindi diciamo c'è uno sviluppo, c'è un'analisi delle risorse, se vedete, poi sono iscritte e danno anche, impartiscono anche quelle che sono nozioni di ordine economico. Quant'è un quadro complessivo del costo del progetto secondo le varie linee di azione? Ecco qua, quindi questo progetto è una linea di azione, quindi una direttrice che ha fattore comune dell'attrattività e della rigenerazione culturale. E come faccio le infrastrutture, come le leggo, ecco, come valorizzo il patrimonio culturale, cioè tutta una serie di domande che chiaramente hanno un costo, ma che, e questi sono gli altri obiettivi di tipo sia ambientale. Quali sono gli obiettivi oggi di un progetto, di un'opera pubblica? Il riuso adattivo, ne avete sentito mai parlare del riuso adattivo? Nel momento in cui, diciamo, quell'opera, diciamo, non viene più ad essere, no, utilizzata, in un discorso di riuso, di riciclaggio di quel materiale, riadattarlo a nuove, riadattarlo magari per altri progetti, a nuove esigenze. Maurizio, posso fare una domanda? Sì. Come didattica, cioè tu come docente trovi che i ragazzi che escono da ragioneria hanno un minimo diciamo di formazione per poter compilare un atto del genere? Devi dedicare 10 lezioni sul metodo, su come si costruisce un'analisi, su come si costruisce una ricerca. Attualmente com'è la situazione? Cioè le scuole rifiutano questo sistema e non, quindi... Spesso non lo conoscono gli insegnanti. Ma non si potrebbero fare dei corsi per gli insegnanti? No, oltre per gli insegnanti, fare per gli insegnanti e per gli alunni. Si può fare. Però, ti vai a sostituire gli insegnanti. È come dei piccoli master, come dei corsi proprio. Chiamiamo così e nascondiamo l'aspetto della didattica. Perché questo, cioè, è difficile da affrontare, diventa un fatto politico. Ma non ti fanno entrare. No, ma sto rispondendo a Matteo per correttezza. Non ti fanno affrontare. Perché
il dirigente scolastico dice io sono obbligato a eseguire un programma didattico. C'è questo argomento sul programma didattico? Che hanno creato in Monte loro però. Prego? Che hanno creato loro, hanno proposto loro nelle consultazioni. Ma noi questa opportunità ce l'abbiamo adesso. Tu ci puoi rispondere, no? Il piano di offerta formativa, i moduli didattici sono concertati, no? Certo. Allora, se loro hanno voluto creare un cavallo bianco e rosso, bianco e rosso, non si discostano da voi. Cioè, è la grande, cioè, preferirei fare a mio nipote creargli io la didattica, fa dal maestro. Queste 10 lezioni potrebbero essere spalmate in 3 mesi. Sì, ma anche meno. Pensi a livello formativo, pensi che... Anche meno, perché diciamo, con la tecnica delle tesine loro riescono a creare un sistema già con l'indice della tesi. Mettiamo, cioè, tre mesi. Studente, no? Anche nelle scuole medie. 3 mesi, un corso extra scolastico, nei mesi estivi. Il metodo. Dopodiché... insegnare il metodo, tu hai la possibilità di apprendere veramente un lavoro. No, possiamo andare avanti se vuoi nell'altro di cuore, no? No, vabbè, chiudiamo qui, però volevo rispondere a Medeo perché magari un istituto, una scuola elementare aprisse le porte a ste tematiche, io vengo tutte le sere un'ora a insegnargli il metodo sulla ricerca, sul campo giuridico e economico, cioè, a costo zero. Cioè, nel senso che non è il problema. Il problema della didattica extrascolastica non c'è. Prima c'era la cosiddetta del rapporto scuola con il mondo del lavoro. Allora dobbiamo ricostruirlo, cioè. Un'azienda privata fa una richiesta per fare dei corsi di 2 mesi, 3 mesi, quello che sia, ma per formare questi ragazzi che escono fuori dalla scuola. Altrimenti è inutile che noi diciamo che qui cercano il personale specifico. Non ce l'abbiamo, lo dobbiamo formare. Il problema che dice sempre l'esame, diciamo tutti, è che la problematica è insegnare fin da... le scuole elementari, quelli che sono i temi che stiamo affrontando. Possiamo chiudere la registrazione? Sì. Allora, chiudi la registrazione. Aiuto? Sì, grazie.